figura sarà più certa. Vediamo un po', fatevi guardare. E quindi... Allora, 5 viene prima di Claudio. Allora, Marco, se sei pronto, mi raccomando 5 minuti e poi aspetta. Pure Alfredo. Quindi, Marco 5, parti e cominciate la diretta. Quindi, Marco 5. Ok, 2 poesie brevi, stavolta non vi assillo con poesie di impegno di lotta, 2 poesie più leggere. La prima si intitola Notte, così siamo anche a tema. C'è questo silenzio scritto sulle nostre anime distese, crivellate da ricordi incompiuti. C'è una nebbia che ingoia tutti i passi successivi e dissolve quelli già fatti. Gli scarabocchi di una vita rintoccano l'ora dei nostri visi sul buio che s'apre come un fiore. Torniamo a indovinare sguardi. Mentre ancora cerco la tua mano, sei già perduta nella mia carezza. Benar. Vado? Pronto? Vai, sì. Sento un po' di interferenze. E questo purtroppo nelle dirette succede, però va bene. Dai, vabbè, la seconda, secondo testo è del 2004, quando partecipai a uno degli incontri internazionali di poesia. Eravamo a Pistoia, al complesso monumentale di San Francesco. Eravamo assieme a tanti poeti che già conoscevo, Jack Hirschman, Carmen Yanez, Lance Hanson, la voce del popolo Cheyenne, Awad, la voce del popolo Tuareg. E in quell'occasione conobbi per la prima volta uno dei più importanti poeti portoghesi, Ivo Machado. Insomma, ci facemmo, oltre alla reading, anche una bella bevuta assieme, e siamo stati bene. E dopo questo incontro io ho scritto una pubblicata nelle nostre raccolte. Quella che ho scritto per lui si intitola Anticamente, a Ivo Machado. Ci sono strade dove andare senza chiedersi, affidarsi a lettere, poesie, un brindisi a Pistoia. Non so spiegare la netta sensazione come averti già mille e mille volte incontrato prima, ancora prima, anticamente, in luoghi passati forse, forse altre vite, e terre, e mari, e sogni, distanze. Distanze, diverse famiglie, stessa madre un giorno, forse davvero non so, magari 2 pietre simili o fili d'erba, foglie di un albero, spighe di grano, i nostri passi, i nostri volti e nuvole, nuvole, nuvole. Grazie Marco, ecco, siete arrivati quasi tutti. E che problemi che nell'ultima 2 ore chi mi ha chiesto il link per entrare, che non riceveva la mail, chi insomma c'ha... Carmen, allora un saluto, dicevo che mi capiva, mi pare che un saluto a Said, lo vogliamo salutare che sì. A Gaza, lui ha qualche problema. Ciao Said! Sì, ogni tanto okay. Parlate così. Poi Vito che pare che... Hello, Masal Khair. Good evening. Ciao. Good evening. Good evening for you. I hope you this time. Ora ecco. Good evening. Hello. Non è possibile. Good evening. Good evening, my dear. Scusate. Yes, I am. Okay. Allora, sì, grazie. Allora, Claudio, leggi anche tu, scusate, ogni tanto suona, però è così, le dirette, lo succede alla RAI. Ciao, Linda. Ciao, grazie. Allora, Claudio, Monica, sì, dalla sì. Sardegna, le poesie. E auguri sì. Per il nuovo libro, del nuovo libro. Grazie. Non scrivo poesie di domenica. Abbassa lo grazie spirito. Con cuore, tutti e 2, in Valbona.
Grazie. Bene, grazie, grazie Beppe. Ricordiamo anche che il mio libro c'è la tua preziosa prefazione, quindi siamo felici di questo. Ciao a tutti. Ciao. Eva. Ciao Dio. Sì. Ok. Forse è preferibile staccare i microfoni perché sennò poi ci sono le interferenze di cui parlava Marco. Allora, ok, niente, io faccio uno stralcio del reading che farò il 25 di giugno per presentare il mio ultimo libro. Sarò abbastanza veloce, non li supererò i 5 minuti. Non ricordo più se i giorni sono una consuetudine nel mio vivere, non sono io che riempio loro. Non so se ho scelto di vivere o di morire. So solo che mi alterno tra giorni nebbiosi e altri con troppo sole, che non riscalda ma brucia. Li sento litigare questi giorni, perché ognuno ritiene di essere più importante dell'altro. Questa guerra racchiusa in settimane di venti rabbiosi, di invidia, di maldicenze nascoste al buio, di un qualsiasi mercoledì o di un inutile giovedì. Così non mi accorgo delle stagioni che mi snobbano, tanto sono altezzose e lontane da questo presente incerto che zoppica come un vecchio storpio, racchiuso in un corpo cosparso di oli profumati e di labbra di gomma. Questi giorni mattini non fanno sconti a nessuno, anche quando sembrano sinceri, nascondono sempre una bugia favolosa. E tu, che ormai ti sei perso tra questi ghiottoli del vivere, lasci che tutto sia come ieri. È come una maledizione all'improvviso. Fu di nuovo sera e fu mattina. Ed è sempre sola quella rondine che non ha stagioni. Non gli importa se la sera arriva prima e se lo stormo ha il vantaggio dell'abitudine, perché lei è fuori dal tempo e da qualche parte sa che è sempre primavera. Forse tornerà a morire e volerà, dimenticando che il sole tramonta ad ovest, ma il suono delle sue ali riempirà le nuvole delle inquietudini e il rumore si vergognerà dell'assenza del silenzio. Era sempre sola, quella rondine che non aveva stagioni, che era orfana dei suoi voli, ora smarrite, e la notte è rimasta immobile a ricordare quel suono di una solitudine libera. Grazie Claudio. Grazie a voi. Salutiamo anche gli altri ingressi nuovi, soprattutto Lidia Popa, che è rumena, e Olimpia, mi pare, sì. Ti vedo, Claudio, provi il microfono, Claudio, per favore, perché per eventuali inglesi. Così puoi dire che siamo in diretta su Facebook, chi vuole può condividere la pagina e che l'ordine sarà un po' sparso per varie sensibilità di qualche cosa. Non spiego meglio. Vediamo, prova il microfono. Provi? A me dici Beppe? No, dicevo a... A Vito forse. A Vito, di provare il microfono, c'è la connessione... Mi sentite? Avevi detto Claudio, per cui stavo zitto. Ah. Mi sentite? Sì, ma Claudio non mi parla in inglese, forse in arabo sì, come tutti i tanti. Un'altra lingua. Approfitto per salutarvi tutti. Vuol dire che siamo in diretta, potete condividere la pagina, la diretta che sta su Facebook, dalla pagina incontri, quindi ognuno la può mettere nella propria pagina. E poi questo, aspettavo te per questo, e poi dire che questo è l'ultimo incontro, riprenderemo a fine settembre. E... For each poet that speak English, you can share this meeting directly from the link on Facebook page, also in this moment. And Beppe wants to inform you that this will be the last meeting for this season. We will break meetings for the summer and we will start again on September, October, in the autumn. Bene, l'altra cosa che volevo dire all'inizio, ma mancavano tutti, è quella che prego di condividere, perché questo spazio si sta allargando, sta crescendo, però non è per me,
che ho 81 anni, che ho voglia di andarmene in tour in giro per l'Italia, ma è per voi, per la poesia degli altri, per la poesia internazionale, per i suoni, chiamatele come volete. E l'ho sempre fatto, visto che ora non posso camminare troppo e anche per la pandemia, ho scelto questa e ho imparato questo mezzo. Quindi condividete se volete che è per voi. Okay. Allora. Beppe told us that we have to share this meeting on our Facebook pages because this will be a great thing for us, not for him. So let's share everyone. Eravamo prima solo gli albanesi, poi è arrivato Alfredo che ha imparato cos'è Facebook e l'ha reso una piazza. Ed il prossimo è lui, in ordine alfabetico spasso. Alfredo. Buenos días. No, no, è noche. Alfredo. ¿Tengo que leer ahora, Pepe? Sí. Ah, bien. Sí. Gracias, gracias a todos los poetas que están ahí, que estamos compartiendo. Estamos bajo luz de luna y nuestros cuerpos se abandonan al viaje lento de sabias en universos. ¿En qué otro lecho sino bajo esta fronda, bajo este cielo, bajo este impulso de la noche a la deriva? Soy vida verde y pongo mi piel sobre piel de mujer con sabor a trópico. Amar no es cuestión ligera. Y un otro pequeñísimo poema también, que tiene que ver con la noche y cuando no hay luna, ladridos de los perros. Traspasas la tormentosa noche usando atajos para no topar con perros furiosos. De piedra en piedra cierras los ojos por ellos, para que ya no ladren cuando te sepan feliz, abriendo inocente un regalo incorruptible. Ese que sale en fuga eres tú, renuente a la discordia. Gracias, Beppe, y gracias a todos. Grazie, Alfredo. Allora, la voce incredibile di Tendo Tale, e che da lui dovrebbero essere fra le 4:30 e le 5 del mattino. Notte, quindi sto facendo un po' in ordine alfabetico sparso. Allora, puoi dire per favore a Tendo che legge per 5 minuti. Tendo, okay. You can read open for 2 minutes. I know. Pochiunque te. A, O, U, E, I. A, O, U, E, I. A, O, U, E, I. 時の古いにかけられ、今日に残った声、拾い集め、耳を澄ます。思いをたどれば、対馬海峡からはるか遠くに故国を望み、原稿の駅の戦に駆り出され、器を失い、伝える術を断たれた無垢の民たち。消され続けてきた見えない声を、人知れず伝えて、静かな入り江の奥に船を進め、行き止まりに向かって放ち続け、古代から封じられた響く声、今によみがえらせ、曇天の時、無視な心で立ち、空に問い続けながら打ち込む声、新たに重ね合わせ、織り込んでいく時、
Grazie Tendo. Vito, puoi dire a Tendo che quando vuole può andare a letto, però lo so che ha piacere stare con noi, però dato che è un orario particolare a Tokyo può andare a letto quando vuole, chiunque può lasciare quando vuole. Okay, Tendo, it's for Tendo and for everyone. We know the time in Japan, so if you want to leave the meeting, you have not obligation to stay here. You can leave when you want. Back to bed, Tendo. Allora, Luciana, che ha due poesie brevi che poi Vito leggerà in inglese, perché anche lei ha problemi di orario. Fra l'altro devo dire che una poetessa, non voglio ascoltare più queste cose, unica romana di un certo periodo fa, che mi è rimasta amica, malgrado non l'abbia pubblicato. Allora, Luciana, sei pronta? Il mondo romano non mi ha fatto. Buonasera, sì, eccomi, sono pronta. Grazie, un saluto a tutti, è sempre veramente un gran piacere essere con voi e con te, Beppe. E ringrazio Vito anche per la lettura in inglese. Allora vado, sono due inediti. Bene. È tornato maggio coi suoi deserti asili e gli impensati vuoti abbracciati al silenzio dei cortili, quando non c'è altra musica che lo sfrecciare alto delle rondini, il loro garrito che rammenda l'aria lacerata dalla paura di chi tra quattro mura sente che la vita è vita condensata e come gli atomi perdendo energia emette luce. E luce allora sia, e illumini ciò che ci fa umani, mostri che non è radice il male, ma lo recide l'essere amati e amare, l'impegno quotidiano di chi con le parole, dalle cose, estrae splendore. Leggo anche l'altra, no, in italiano. Se è distanza uguale a quella tra la rosa e il suo profumo, non temo lo stare nel silenzio, dove l'attesa non è speranza, ma certezza del bello che viene e del bene già qui, nella materia del nostro risveglio. Così mi dice il mattino, imbastito di voli e del mio quotidiano prestargli il cuore per un canto spezzato dall'abbaiare di cani senza pietà e ricomposto nell'attimo preciso del traboccare delle ore da un tempo che più non le contiene. Grazie. Vito, allora, grazie. L'inglese. La prima. May is back with its deserted kinder gardens and the unexpected holes clutched onto the silence of country yards with no other music rather than swifts hurtling their chirp mending the air, ripped by the fear of womb within four walls, feels that life is condensed and like atoms losing energy, emanate its lights. Let there be light then, and Anglican, what makes us human, prove that evil isn't the origin, however sever loving and being loved, daily commitment of whom with words from things adduced glory. La seconda. If it is same distance to the one between the rose and its scent, I am not afraid of being silent, where waiting is not hope, but the certainty of the beauty that comes and the good already here in a matter of our awakening.
So the morning tell me, take it with flights and my everyday grant your heart for a broken song of the merciless barking of dogs and reassemble it in the precise moment of the overflow of hours for a time that no longer contains them. Luciano Argentino. Grazie, grazie Vito. Volevo solo dire che la traduzione di queste due poesie è di Rossio Bolaños. Mi sembra giusto citare anche chi le ha tradotte. Grazie, grazie tante. Vi seguo, continuo a seguirvi comunque. Grazie. Non è il tuo fidanzato, comunque. So che ci sta ascoltando. Allora, Carmen, dovrebbe leggere lei. E ci costringe, perché Carmen mi sembra una ragazza deliziosa, più Alfredo che non scherza. Vito, dobbiamo andare a Salamanca, quindi decidi tu quando e andiamo. Allora, Carmen può leggere, che un po' l'italiano lo capisci, io davanti agli spagnoli non riesco a dire manco buonanotte, quindi ascoltiamo lei. Ciao a tutti, prima di tutto vorrei ringraziare Beppe e Vito per questo per questo invito cordialissimo e anche salutare il mio carissimo Alfredo Perez Alencar e grazie a tutti per ascoltarmi. Questa poesia fa parte del mio libro Dido e si chiama La cueva, la tormenta. Cae la lluvia en la noche, nos acerca el dolor de las estrellas. A propósito de esta desolación, voy a cantarte un ave legendaria. Para ti son estas manos acariciando el trigo. Para ti es esta espiga de pálpitos. ¿Te has cortado la mano? Míralo así, la narratividad de una historia que fluye. ¿Te has cortado la mano? Deja que te la vende con mi vida. Clarearé lo que no es claro. Raíces tendrás y pájaros. Germinaciones que burlan a la muerte. No importan los ladridos de los perros de piedra, no importa cuánto sepan los cipreses de nuestra esclavitud y de la noche. Saltaremos del sándalo a la libertad, de la libertad al sándalo. Cuéntame la leyenda de esos dos libros que se escriben mutuamente. Cuéntame a mí contándote. Ya no me importa que la casi finitud me sobrevenga, porque yo estoy en tu felicidad, creándome y desapareciendo. E la seconda poesia fa parte del mio libro Un silenzio abitato. Aprendo de esas cosas que han conseguido hablar de otra manera y llevan su hermosura en el morir, la música, la rosa, su existencia exhalada, su entregarse al aire o al sentido, su devanarse eléctrico, el silencio, su extinguirse en favor de la palabra, cómo en darse se pierden. Aprendo de la nieve y su madeja de lana en el jersey del tiempo, esa sabiduría de las cosas que mueren deshaciéndose, de las cosas que viven desnaciéndose. La belleza precisa de la quiebra es su zarpazo, su impecable factura, su impecable fractura. Grazie mille. Grazie. Allora adesso Roberta De Tomi, che è una recente scoperta, nel senso che è stata anche qui a Roma, da noi in questi giorni per festeggiare i 30 anni della libreria, e credo che sia stata bene. Allora Roberta, sei pronta? Sì. Ciao, buonasera a tutti. Good evening to everyone. Leggerò un brano da Alice nel labirinto, This is the books, questo è il libro, Alice in the Labyrinth, in italiano, in Italian. Era una notte di luci quando lei è arrivata, con i suoi occhi truci e la mano ben levata. Poche parole ha detto, evitando vere battaglie, la terra maledetto, aprendo ampie faglie. Alice, qui ti aspettiamo, con il cuore spento, che a te intero diamo, per far tacere il vento. Alice ha la chiave, prima che sia troppo tardi, salvaci. Soltanto tu puoi portare la luce del sole e della luna, che affilati possono tagliare la testa alla perfida sfortuna. Alice, salvaci,
Trova la chiave, tu ce l'hai. Salvaci. E vi leggo una seconda poesia inedita, precaria. Stacco ritenute con cui ipoteco sogni futuro, che respiro nello scorrere di una corrente in cui nuoto ma non affugo. Per affogare ci vogliono i baci, la pelle, le stelle e l'amore che mi taci. Grazie, thank you. Grazie. Devo dire che ieri stavo molto male, oggi ti vedo che hai un bel viso sereno nuovamente. Grazie, grazie di esserci. Grazie. Allora, Said, Vito, puoi avvisare Said che siamo pronti? E Marco, guarda Said, che è un nostro amico da tanto tempo. L'ultima volta ero andato in Israele per incontrarlo, ma ci ha dato buca. Però vorrei fare in modo, grazie anche all'amico Ode, se potesse venire in Italia, ed è un grande desiderio, un amante di Roma. Tu non hai idea quante cose ha scritto sull'Italia. Va bene, Vito, gli puoi dire a Said che può leggere. Ok, Said, you can read your poems now if you want. Yes. Good evening, my dear. Good evening, Said. The first one to you, Italiano. عشق غجرية. عشق غجرية. السن ذهب لولي. والشفايف كرزية. والقلب مليان شوق. وحب. وحنية. وشطين من الفيروز. قدام عينيك. وهمسة حب. همسة حب حلوة. ريحة. وجاية. وشعر ثاير. وشعر ثاير منكوش. وملامح غجرية. ريحة الماضي. ريحة الماضي وفطر الحيطان. واليسوع واقف وترنيمة مطران. وأبواب قديمة. وعرق إنسان. بنى الحضارة بنفس المعمدان. هي. ست بنات أوروبا منكوشة الشعر حلوة اللسان غجرية الحضارة طليانية وست المكان والزمان خفة ودلال ومشية غزال على قضية السلام مال وغنى وقال رمز الجمال غجرية إيطالية خدت القلب خدت القلب وغيرت الحال من حال في الحب والملاغية والحب كله روما وشعر روما والغجرية الطليانية. This is the first one, but the second one to me. Second one to me. أنا أسمر. أنا أسمر ويكفي وعايروني بلوني. ويكفيني شرف لون الطين والأرض لوني وكل الألوان أصلها لوني والعامل والشجان من لوني وقهوة السادة من لوني وكحل الصبايا كحل الصبايا هو لوني
رحال مع كل فرحة كل دمعة كل طرحة كل صرخة وكل بيت وكل دار وكل حارة وعجوزة لوز وعجوز في كل زهرة في كل زهرة لوز تحت عين الشمس مع كل القرص معجون بعرق شجان وشباب الحواري القديمة اليتيمة من المية والنور وسط الدور المظلومة والمهدومة قلمي عود عود من غصن الشجر والحبر حبات من المطر والمكتوب والمكتب بين الحفر تحت الشجر بيكتب عن غنوة فلاح وقت الحصاد وقت العناد مع المطر والريح ولهيب الشمس وقرص وقت القرص بيبقى في كبد السماء ومسرحتي في القمر مسرحتي في القمر علشان انا القمر والقمر ابني ومن نوره ببني كل القصايد كل الحصايد وعوافي كل العوافي لكتاب التفعيلة وصناع الجوافي وgood evening many thanks for you. Grazie, grazie Said, thank you. Said è stato, per chi non lo sapesse, è un ufficiale dell'esercito di Arafat. E durante gli attacchi, che ne ha visti parecchi, cura, come si dice, i cactus, perché lui è un ingegnere agricolo a Gaza. Spero tanto veramente di incontrarlo. Era un nostro sogno, se glielo dici, Vito, perché è uno dei sogni miei e di Stefania di portarlo in Italia. Glielo accenni brevemente, lui anche l'ha chiesto una volta. Said, Giulia, Beppe, yes. Beppe has told us that he has a dream and he wants to bring you in Italy as soon as possible. Because he know that it's your dreams too. So che ci vogliono dei permessi qualche volta dopo che si fanno i biglietti non li fanno partire. Per cui Vito poi la vediamo insieme ad Olindi questa cosa se ci aiuta e ne parliamo successivamente. Ma questi incontri servono per questa umanità. Ragazzi, a volte mi viene da piangere, quindi scusatemi. Adesso vorrei Cristina, no, Uc Bucciapà e poi Cristina Polli. Comunque può leggere in inglese, in albanese, come vuole, perché sono sempre brevi le sue poesie. Grazie. Ha scelto due poesie in inglese. Perfetto. In inglese. Ok. Now, thank you very much. I'll read two poems in English. Good evening. Good evening. The first one is very short. By the end of winter, the last crumbs of the first snow wine in fields bearing their black bodies. And the second one is the singer has no horse. The horseman has no song. The horse
neither eats nor drinks words. The song neither wears nor accepts saddles. The singer, the horseman, the horse even lose teeth. The song, the word, daughter and mother to each other. Thank you very much. È finito, non ci dai altro, Uc. Thank you, brother. Nient'altro, Vito. Non capisce in italiano. Sassolo mafia, Sassolo mafia. Sì. No, no. Si è finito. Molto sì, breve. Sì, ha finito. Sì, lo so che Voi che legge un'altra poesia o no? Sì, se ce l'ha, sì. Basta per... questa. Ok. Mund të lexosh një tjetër poezi me qenë se kishte të shkurtra? Yes. Sempre pronto. Okay. Right after sunrise, light welcomed the day. Ravens rushed in. They still look for crumbs of darkness. One more. Upon the arrival of autumn, something in the panting house flings all its doors open. Tonight wind, moonlight, and her, the forever forgotten. Grazie, grazie, grazie. Devi dire a papà, lo dico pubblicamente, che io ti volevo sposare per avere un padre, un socio per una mamma. Ce l'hai. Perché è una persona meravigliosa, è una persona meravigliosa, veramente. È come un fratello per te, anche te per lui. Grazie. Ti vogliamo un mondo di bene, lo sai. Sì, questo lo so. Spero di poter venire in Albania. Sì, anche poi noi. In Italia, come avevamo previsto, poi ci ha bloccato. Allora, Cristina. Grazie. Grazie. Buonasera a tutti. Insegna inglese, scrive poesie brevi e praticamente credo ogni giorno ha una presentazione, praticamente 366 l'anno, anche in quelli non bisestili. Incredibile. Non è vero, non è vero. Auguri okay. Per il nuovo libro. Tutti, prego. Auguri per il nuovo libro. Grazie. Leggerò anche dal nuovo libro. Allora, buonasera a tutti, grazie Beppe, grazie a Vito per questa bellissima iniziativa. Good evening, thank you for your poetry. Allora, leggerò una poesia dal libro, dalla mia prima raccolta, ed è una invocazione alla luna. Inizia con un esergo di Torquato Tasso. E nella notte bruna, alto silenzio fa la bianca luna. Gemma bianca, irrorata, silente di luce, mi inviti muta a deporre la lotta e le armi del giorno che inquieto mi stringe, mi attacca. Sia pace, non resa, l'offerta che scioglie il laccio dei tempi, il nodo dell'ora spietata all'anima nuda d'appigli. Gemma pietrosa, sorgi in algido bagliore, dilata silenziosa lo spazio della notte. Porgimi una coppa d'ascolto, di quiete, insegnami oggi un canto di perdono. Gemma celata al giorno, sceglierò di perdermi
nel tuo alto silenzio. Leggo la seconda dalla nuova raccolta e poi sempre un'altra da qui. Allora, questa è un idillio, una brevissima lirica. Mostraci la copertina. Eccola. Grazie. Pubblicizza, come ha fatto Roberta. Pubblicizza. Si intitola Distrazioni e poi leggerò la poesia eponima. Alla fermata. Rami spogli imbiancati da severi riverberi di luna. Luce di lampione sulle pagine. Le ombre che rincasano inventano la sera. In strada un rendezvous di suoni e segni. Concludo con la poesia eponima, che si intitola appunto Distrazioni. La luna stasera mi presenta il conto, chiede ragione ad ogni distrazione. Vaga, apparentemente compiaciuta, tra spilacci, nubi ridescenti e il vento che le muove. Le nuvole si allontanano, la luna si allontana e lontani appaiono i giorni. Un ieri diverso, irraggiungibile e perso. E anche oggi ho mancato l'ora, la linea che al sorgere dell'astro nera distingue la periferia. Niente di speciale, solo una lacerazione. Grazie a tutti per l'ascolto. Thank you to everyone for the listening, for all listening. Grazie a te. Allora, grazie. Una persona che fa parte del gruppo per la prima volta, che è Marta Maria del Campo Reale, che ci legge le sue poesie. Grazie. Benvenuta. A tutti. Buonasera a tutti e grazie a Vito per avermi invitata e ovviamente grazie a tutti, sono molto contenta. Allora io leggerò due poesie di una bozza e ancora non è in pubblicazione. Questo mio futuro libro si chiama Notti Lucente e già che c'è una luna bellissima stasera leggerò Berenice. Al buio non giungere più nero, silenzio e una notte qualunque, vecchia falce ti luce la schiena e mi è dolce perpetuo legarti. Ho disciolto nel cruore della notte un faro puntinato di stelle. La chioma di Berenice splende. Il firmamento è amore per te. I sassi son piedi di murge. Chiarità che avvicina la terra e il carapace solleva. Ascolto che col vento mi parte. Audio. Leggo. Hai problemi di audio e di video. Chi ha il microfono aperto deve chiuderlo. No, credo che sia un problema suo, perché ne abbiamo. La seconda poesia è la poesia che dà il titolo alla silloge, si chiama Notti Lucente. Pare il falò mi tocchi, santuario buio di montagna. Monachine salgono e pungono il blu granito di stelle. La canadese è incrudata al silenzio, due ombre danzano all'amore. Notti Lucente. Nudo d'autore. Grazie a tutti. Grazie. Adesso grazie. Nora dalla Sardegna, poi forse faremo un altro incontro oltre il mare come abbiamo fatto l'anno scorso, però solo i sardi e gli albanesi, tutti gli altri no. Allora, Nora. Nora. Nora.
che gli è successo? Ho visto. Nora, sei pronta, Nora? Non ti sentiamo. Non ti sentiamo. No. No. Usa quello del computer anziché le cuffie, prova. Vedi? Vediamo. È un suono lontano. No. No. Allora, cerca di sistemarlo, cerca di sistemarlo. Ugo Magnanti, che non vedevo perché c'era scritto anonimo là, c'era scritto un'altra cosa. Ciao, buonasera a tutti. Ciao. Vogliamo vedere tutto. Ciao, Ugo. Quindi, visto che sei 2 metri alto, grazie. Ecco. Almeno ti vedono. Perché... sei già poco su Facebook. Allora, visto che si parlava... Posso? Sì, certo. Visto che si parlava di Sardegna... Vi leggo una delle mie rapsodie sarde. Apposta l'ho fatto. Vi aspettiamo. Venite a trovarci qui, sul Monte Armidda, dove i corpi scottano vicini a un telescopio e sono gli unici a seguire gli astri arrossati e all'alba banalissima. Nessuno si ricorda della cupola che a notte ci vestì con pietre madide, veri brividi fra l'erba. Stringiamo le parole mentre persino il fulmine riesce lento, le torciamo come stracci sul pavimento. Qui tutto deve essere lucido, specie gli strumenti e il tavolo di madreperla. E l'occhio che sparge una calma silvestre e sente la pioggia dentro la canicola e il fiume nel lusso dei quadranti. Vi mettiamo in più a disposizione un congegno screziato, una finestra, quasi una periferia ventosa su cui vortica la sabbia. Sporgendovi avrete a che fare con voi stessi, con l'ansia che vi fa scherzare e vi ubriaca, ma fate come se non vi accorgeste di niente, come se tutto fosse esatto. Inutile dire che per arrivare su dovrete fissare avanti come statue tristi e provare la carne di cui siete fatti, vivere una stagione lieve e antica e che si ostina a perdurare, sapendo che solo le ossa parlano, benché affondate le dita della mano, distratte dai tornanti. Grazie. Grazie a te, Ugo. Nora, vogliamo riprovare? Intanto attivalo. Prova. No. Cosa succede? Non c'è nessuno lì che ti aiuta, un bambino di 3 anni. Mi spiace davvero. Prova a disconnettere completamente le cuffie, a staccarle proprio dal PC. Uscire, certo, deve staccare. Deve staccare da... Provi? No. 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 Mannaggia. Questo mi dispiace veramente proprio. Olimbi, sei lì? Sei pronta? Sì. Ecco, grazie. Intanto complimenti, congratulazioni, quello che si dice. Non si dice normalmente perché uno legge la poesia, ma perché hai vinto il bando, perché così può pubblicare il tuo libro bilingue anche in italiano. E quindi grazie. Finalmente riconosciuta fra le più importanti della ex Jugoslavia, non dell'Albania, tengo a precisare, con premi in tutto il mondo, anche in Russia, penso. Scherzo, naturalmente per la Russia.
sei invitata quando vuoi venire, però dopo che si pubblicherà il libro, così facciamo un tour. Io grazie devo mille. Devo vivere per siete questo. Siete meravigliosi. Io leggo due poesie. I will speak a little bit English. Vito, you have my text, very short, and if you can read in English, it will be honor for me. No. So I can read in Albanian. I have no your text. You have just now in Facebook and in your email, if you can find. If cannot, it's not possible. It's not problem. Let me check. Okay. Yes. The last night of love. Yeah. Thank you. Okay. First in Albanian I will read, and then thank you. I will start now. Okay. Nata embrame dashuris. Engroqe nata embrame dashuris. Dhe zjarri thyhe i mbidet, si qeramik urnash antike, mbushur me kurme pagan. Ra heshtur copa e fundit e tigurit, e ngriu brenda meje. Ungrosën orët e shkuara, në stërkalat njelmta, po e ngrohtë që nata e mbrame e dashuris, dhe koha shkoi, si shtjell mjegule, bi siluetat tona gotike. Grazie. And now the second, humbja. Unë e di që do të thot një zjarë i fikur, si një fëmi që ende së është bërë kurioz për vdekjen, jam ndodhur në morgun e dashurive të pak thyeshme. Kur sytë e misë qenë më të trisht, kur më të qelt. Grazie. Grazie Olimbi. Allora, Nelle goi in inglese. Un nuovo ingresso, Lidia Popa, sì. Che vive a Roma, anche se è romena. Beppe, le leggo in inglese. Grazie, Beppe. Grazie, Vito. Non avevo Ok. The last night of love. Warm was the last night of love, and the fire was spent over the sea. Like shards of ancient urns, filled with pagan bones. The last chord of sound fell in silence and froze within me. The past hours turned to stone in the salty spray, but warm was the last night of love, and time slid like the swath of fog over the gothic figures. La seconda è the loss. I know what an extinguishable fire means, like a child that is not yet curious about death. I stood in a morgue of irretrievable love, never were my eyes as morose, never closer to heaven. Olimbi Velai. Thank you. Allora sì, adesso Lidia, che dicevo, può leggere in italiano o in romeno, come desidera. Lidia? Buonasera, purtroppo la telecamera non so se ci riesco a inserirla, vediamo. Non mi lascia. Non so se mi sentite. Ti sentiamo bene. Sì, mi dispiace, ma la telecamera non vuole essere da mia parte stasera. Mi dispiace molto. Forse la prossima volta mi preparerò per tempo. Sì. Good evening, Beppe Costa and Vito. Good evening or good morning to all present in this meeting with the poetry of the art. A pleasure to follow you. I will read two poems in Romanian and Italian. Culumin de Rusali, pentru Fernando Pessoa.
cu fiecare moarte ne stingem ca o lumânare. Nimic nu va mai fi la fel ca înainte, doar absență și durere, plângând sufletele pierdute și mărăția memoriei, neliniște și singurătate printre aceste păduri, mări și munți, reflecții de lumină în apele limpezi, iar timpul plin de lacrimi care nu se văd și arată, care se caută și nu se găsesc, și poate doar o voce în vis revenind, niciodată fi întreji. Con luci di Pentecoste per Fernando Pessoa. Con ogni morte ci spegniamo come una candela. Niente non sarà come prima, solo assenza e dolore. Il pianto per le anime perse e la maestosità del ricordo, inquietudine e solitudine tra questi boschi, mari e montagne, riflessi di luce nelle acque limpide e il tempo riempito di lacrime che non si vedono e sguardi che si cercano e non si ritrovano, e forse solo una voce nel sogno che ritorna mai da svegli. Seconda poesia. Asemănări de iubire către Rabindranath Tagore. Te-am iubit sincer de nenumărate ori și am negat misterul infinitului în întâlnirile noastre perpetue, când luna s-a înroșit din cauza intensității sentimentelor. Eram doi nori de neșters din aghiazmă, peste deșertul miracolelor necondiționate. Zorii erau meniți să protejeze împotriva relelor prin tăieturile de treceri refractare de lumină. Eram ziua și noaptea, într-o îmbrățișare de ani lumină. Sembianțe d'amore. Rabindranath Tagore. Ti ho amato sincero innumerevoli volte e ho smentito il mistero dell'infinito nei nostri incontri perpetui quando la luna diventava rossa dall'intensità dei sentimenti. Eravamo due nuvole indelebili di acqua santa sopra il deserto dei miracoli incondizionati. L'alba era fatta per proteggere dalle malefatte gli squarci dei passaggi refrattari di luce. Eravamo il giorno e la notte in un amplesso di anni luce. Se c'è tempo, Vito ha nella messaggistica di Messenger le mie due varianti in inglese. Se no, vi ringrazio tanto e vi auguro buon proseguimento, vi seguo. Grazie. Allora, Nicole, se è pronto, Nicole? Sono pronto. Sì, perché ti ho saltato, scusami. Ti avevo avvisato. Ecco, la mia prima... Ecco, scusa, dieli. Ne notte ne plot... Hënën sarita ta njo, ndeza një tufqirim në vend të yjeve. Mu erë shikimi, më ngjesin snunda ta sho, beqpash një rëzet partë në një fush me lule djeli. Kur hëna duket në më ngjesin që zbar, ëmbëlsin e ditës sjell me vete, një veshtrim hëne është pasion apo faj, kur skuqet djeli të djek atë bën për vete. La seconda. La seconda. Anche la terza. Perëndim dhe pendim. Perëndimi që skuqet ja kthej shpinën, shoh një ditë të re. Në dy universe paralele, njëra ditë ikën,
e tjetra dit vjen. Në musk dritën e ndjej me zemër, e zdua t'ja di për malin që lëshon hije, as për biondinën hën të re, për yllin që digjet në ujvara dashurie. Ndërsa ti në perëndim, me shpirtin pendim, pret të lind një yll tjetër. Me çudit hutin yt, kur të pyes, kush terri natën, kush ma grabiti. Grazie. Grazie a te. Scusate, Nora, è scomparsa. Mi sentite? Ultimo tentativo. Adesso sì, perfettamente. Alleluia. Sì, sì, sì. Allora, mi sono dovuta connettere dal telefono. Per farle perdonare facciamo una cosa, facciamo una promessa che ti ho avvito. Tu hai un desiderio, però quel desiderio, per poter realizzarsi, bisogna prima che venga tradotta in spagnolo. Quindi Nora, tu ti metti d'accordo con Vito, che già ce n'ha abbastanza, gli diamo anche questo carico e gli mandi le 3-4 poesie in spagnolo, che poi noi li facciamo tradurre in quell'altra lingua che ti piace tanto. Va bene? Questa è la penitenza. Per te questa è la penitenza. Vai con che puoi leggere, sono brevi. Rompiamo il tabù della lettura in inglese, vediamo cosa riusciamo a fare. Le lingue bastano, o vuoi leggere anche in sardo? Altrimenti... No, in sardo non l'ho tradotta, sarebbe stato anche difficile. Ok. Tre rintocchi. Ti invito, vestiti di solo respiro, a guardarci negli occhi, a chiudere i libri, cancellare la nostra sapienza. Ti invito a specchiarci negli occhi, vestiti di solo respiro, nel più nudo silenzio, sciolti codici e forme, punti di arrivo o partenza. Ti invito al vuoto e al pieno delle pagine bianche. La verità non scritta ci attraversa come luce nella sua virginea essenza. And now we try the English version. Three tolls. I invite you, dressed by only breath, to look each other into our eyes, to close the books, to erase our knowledge. I invite you to mirror each other into our eyes, dressed by only breath, in the most naked silence, lost codes and forms, arrival or starting points. I invite you to the emptiness and the fullness of the white pages. The unwritten truth goes through us as light in his virginal essence. Grazie, thank you to everyone. Grazie, grazie. Adesso la voce della Danimarca. Dov'è Pollo? Se ci entra nello schermo vogliamo vedere Pollo. C'è. Allora glielo Paul, dice. You can read your poems. Thanks for the poems. Thank you. Stava quasi sorridendo. Sì, è vero. Morgens fejl. Turbulent som et hvilende krav buldrer fremadrettet i de rolige systematikker, slynget over steders rotation, i de hævede og sænkede stemmer, bragt til live i byens cyklus, som sjæles vendinger har fuldbyrdet, trods visse regelkode, som oplyses
dag og nat. Sproget gynger i øjeblikket, når alt ikke bliver fortalt. Måns fejl. Turbulens. Månens fejl er ikke udset til at være i overfladen som en manglende figur, heller ikke i lyset som et tilfældigt strejf af en anden slags farve, men som en indre by, hvis lys aldrig slukker. Månen her på jorden, som grupper i natten, hvor et enkelt menneske stiger sig blind på et krater. Et indre dyb uden fortælling, huset alene fanget eget overvågningskamera. Månens fejl som en forladt strand uden badegæster. That's the poems about the moon and the failure of the moon. So yeah. You can read one other poem if you want. Horse moon. Tvunget gennem skoven uden vinger, ligger det stille navn i munden på en fremmed, der vågner med en kystlinje tegnet op i lommen. Grænsen er et påfund på papiret. Thank you, Paul. Thank you, Paul. Tac, finito Paul. Sì, sì, ascolta allora Daniela Dante. Io ci vedo sempre meno. Daniela Dante. Daniela, microfono. Ah, ecco. Dovrebbe essere attivo. Sì. Allora, leggo questo testo dall'ultimo libro, Il posto migliore, Carme in cammino. Siamo tenda. Siamo tenda, te ne innamorerai. Saremo tenda, te ne innamorerai. Non lo senti nell'aria che cammina? Ho visto uomini, donne, bambini, comprati come pane, in ceste di sangue. Ne hai visti fiumi travasare veleni, acque funebri, maledette, per pesci e creature. Non lo senti nell'aria che cammina? Tenda siamo, te ne innamorerai. Ricordo i campi, le viti, le messi, la brezza del vento, il profumo del bosco, ora aria secca, polvere, pietre, deserto e umanità in viaggio. Povere gambe, tronchi, orde peregrine, sofferenze migranti, occhi piene di maree che montano e rifluiscono alla luce della luna, grande e vicina. Tenda siamo, te ne innamorerai. Senti il movimento delle mani che impastano pane, senti i passi che camminano amore, piano. Piano, crescono, germogliano in giovani mani e vecchi piedi che non hanno smarrito il ricordo di passi che incontrano, gli sguardi che aprono cieli e stelle, abitanti del cielo, abitanti del mondo. Non lo senti nell'aria che cammina. La seconda poesia invece è dedicata a Pierpaolo Pasolini. Si intitola La resistenza alla sua luce.
furono i monti, la luce azzurrina nell'alba, fu la tua giovinezza, la pupilla timida dell'altopiano e i sassi, fu l'intelligenza, la sete di mondo, a riempirti la gola di luce. Tu, tanti altri, inondati di speranza il petto, le gambe, saldati nel coraggio e nell'incoscienza degli anni brevi. Fu la speranza nella giustizia e non sapere quale sarebbe stata, ma la sua luce ti inondava la fronte. Fu luce che feriva, lasciando tua madre con le mani e il volto alla finestra del dolore, e fu luce di morte che ti travolse il petto in quella perdita mai saldata. Ma c'era la giustizia ed eravate giovani, tanti in attesa del giorno, a difendere i monti con le armi e il sorriso. Venne quel giorno, di quell'alba nascente assolata di luce, addensata al futuro, e Roma splendente, superstite sulle macerie, e fu il dopoguerra, fu lo sgomento e la delusione. Fu il tuo pianto nel vedere da quei giovani allontanarsi la luce, sentire di quel martirio tutta la delusione. Grazie Daniela, grazie. Perché sono in italiano, perché gli stranieri l'hanno mandata tutti. Come molti di voi sanno, stiamo preparando un'antologia per la pace, quindi non un riferimento a quella in corso, quella più nota. Bensì, insomma, non sapete quello che sta succedendo a Gaza e in tanti altri paesi. 50 guerre in corso. Per gli italiani nuovi, che ancora quindi non lo sanno, devono mandare due poesie in italiano, possibilmente anche in inglese, con una biografia breve. Ok, adesso Ivan, il nostro, come si dice, pezzo di ferro, che Ivan è pronto a fare le previsioni del tempo. Sì, ma lui guarda. Domani mi scrivi, adesso come faccio? Domani mi scriverai. Lo devo dire, lui ha scritto che sono le serate più belle che passa, e quindi anche se lo vediamo mangiare sempre, però sapete che le fotografie sono per attirare i like. Domani metto l'asino, così smettete di mettere i gatti. E lo sapete. Ivan, tra poco saprà l'italiano perfettamente, meglio di noi. Puoi andare 5 minuti senza motocicletta. Yeah, where's my mortadella? I need a panino. Guarda che si è messo dietro. Fantastico. E lui che ci pubblicizza. Guarda, è una cosa, lui e Patrizia Nizza. Ok, molto difficile. Proverò a leggere in inglese. Ecco, che forse è la tua lingua. Awaiting the dark meridian. In the dark of night, I can tell you the beads I am giving you are diamonds. In the dark of night, the animals who come to drink are always most vulnerable. In the dark of night, we are whole, young, fresh beings to each other, and maybe lucky strangers, feeding from our fingers without the idea of enough. Secondo. Night shards. Epigrammo. He who is not afraid of the dark has no imagination. Akira Kurosawa. I want the night's love. I want to carry pieces of the night with me, drink it from rows of bottles from my cellar, and watch embers from my soul dance upward, one with the darkness. I want to wear the hard armor of it. The night rules all. No one commands the night, and then it abandons all to the graduation of slow dawn.
The music says the night belongs to lovers. The ancient clockwork journey of the moon is the kidnapper of beloved darkness. Night hopes become the blind offspring of daydreams. Grazie. Grazie, grazie a te, Ivan. Veramente, veramente. Allora, adesso tocca a Balbona, che è un po' la colpevole di tutto questo, perché avevamo cominciato con l'Albania, lei ha fatto un sacco di traduzioni e quindi abbiamo fatto anche un libro in italiano, un'antologia l'anno scorso, italiano e albanese. Adesso quindi vediamo se il microfono ti funziona, Valbona, se funziona bene, se no chiami il nipote perché i figli ormai si allontanano. Dove sei? Se non parli non ti vedo. Attivano. Eccolo. Sono Beppe, ci sono. Oh, finalmente stai cominciando a sorridere da qualche giorno. Da qualche giorno. Vabbè. È la colpa dei denti. La colpa dei denti. Sorridono meglio quelli che hanno i denti belli. Allora, io leggo una poesia. Guarda, torniamo sempre perché tendo e ancora sveglio. Cioè, mi fa molto piacere che tu ancora sveglio. Leggo solo una poesia che è un po', forse è un po' lunga. Però sarà più facile per me leggere questa. Il dolce canto delle dune. Questa poesia l'ho dedicato a tutti quei emigranti che sono morti attraversando il deserto. Il dolce canto delle dune pareva il corpo aperto degli attimi che raramente rivelano il presente, una presenza allungata del tempo dall'animo antico, un saluto di una volta che risorge per curare parole. La sua origine nascosta aveva fissato all'ingresso dello spazio, accanto al tempo che scorre sul limitare del deserto, accanto al vento che spinge le creste delle dune, accanto all'occhio giudice del sole che brucia. La notte, quando la luna si impadroniva del deserto, il suo bastone guida fissava nella cima della duna più alta per ascoltare voci. E come sogno argentato di tutti gli spiriti umani, si versava in un'immagine divina e lì stava vivo per ascoltare un eco. Urlava su orme piagate, l'eco dei passi dei viaggi sugli anni strisciando, là in fondo oltre il velo di quarzo, eco rantolante, eco di scheletri, eco d'ossa secche in moto crepitante, fiori funebri condannati che ascoltano la morte che conta le gocce del loro sangue. La morte che cammina su passi d'uomo, che conta fiori del deserto. La notte, tutta la notte, quando con labbra arse le dune intonano una melodia consolante. Quando la luna si impadroniva della notte, cantavano le dune. Una voce dolce consolava i passi, una voce profonda viaggiava la notte e al mattino cadeva su orme di sabbia, su creste di dune e si stendeva sfinito sotto l'occhio giudice del sole che brucia. Grazie. Vai.
Tra le ali spezzate passava un flusso d'aria spinto dai venti, laddove ogni voce non si ode più. Vento che cancella passi, che spinge dune, ma la sua immagine guida proiettata nel futuro non aveva ancora abbandonato il suo bastone da viandante. Sotto l'occhio giudice del sole che brucia, si spostavano le dune, si abbassavano le loro cime, e dalla cima più elevata lui vide di nuovo tutte le vie, tutti i passi, tutti gli uomini che erano passati all'ingresso dello spazio. Nel corpo aperto degli atomi vide grattacieli costruiti in cuori morti, fiori del deserto insanguinanti, dita d'argento che contavano suoni, oro e fantasmi di quarzo. Accanto a loro la melodia consolante delle dune va verso l'alba. Grazie, grazie Rabone. Adesso Simone. Chiudi il microfono. Ciao Beppe, buonasera a tutti. Mi sentite? Sì, 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 sì. C'è una connessione che... Good evening. Va bene, dai, vai. La prima che leggerò si intitola Gabbiano. Eclissato in te, alba del vespro, bruna, aspra, la luna smuove acque che a lungo ti hanno resa naufraga ed il gabbiano ti ha sottratto da perdute rive. Ora riposa tra linfe di nugoli serafici nell'azzurro arabesco umano, impresse impronte dal chicco fiorito, un nastro da lenire i supplizi dell'angustiato cuore. La seconda si intitola Il poterti amare. T'amo di pennellate, di note, di versi, di scatti, di passi, con tutto ciò che rende arte il poterti amare e concepire nuove melodie che ti scaldino nel gelo delle mie mani assenti, che ti rinfreschino nei febbricitanti silenzi che seguono i nostri giorni, come i tuoi occhi il tramonto, come i miei il sorgere di luna nei tuoi. Non chiedo altro se non le pennellate della tua chioma, i versi del tuo sguardo, le note della tua bocca, gli scatti del tuo cuore, i tuoi passi verso me. Grazie Beppe, grazie a tutti. Grazie caro. Allora, mi confermate che né Antonio Vanni c'è, che non riesco a vedere tutti, e neppure Alessandra Trevisan, che doveva arrivare a breve, me lo confermate? Vito? No, non ci sono. Nessuno dei due. Nessuno dei due. Allora, era, che non è troppo stanca, era Bush Papai, puoi leggere? Ciao, mi sentite? È albanese, perché sicuramente... Okay. Lo so, perché sono pochi... Scrivi sempre corte corte. No, ho scelto una poesia, lo leggerò in italiano, cioè in inglese e in albanese. Va bene. È un po' lunga, non è che è molto breve. Oh, così. Ok. Hello to everyone. I'm going to read one poem in Albanian and in English. Cilëtërsi katile. Marzi e marë, shpirtin dhe mundi mi ke marë. Frym e harbuar, trupi ma ke bështiluar. Bukuri hileqare, di i haruar, tretur pasteje për humshë më ke. Përpim, duam, ndjem, gjallom, frym më në merma. E zhvish me tesha dhe trupit dhe shpirtit. Mbulomi me frymën tënde, malkom bekueshëm, e bekom malkueshëm. Shëndis aromën e unit me fije gjakatare, hidhe mbi mua dhe ethshëm përpima trupin. Mëndjen, lërma të vaprekur, shpirtin, vrama. Si trupi një vyxhereshe, lëret endet të lirë në padijën në qiltër dhe në naive të këti trupi të përdosër. Now I'm going to read in English. Cruel sincerity.
Foolish, foolishness, you have conquered my soul and my mind. Fury soul's winds, you have swept through my body's green forest. Deceptive beauty, forgotten feeling. You have indifferently thrown me behind your back. Devour me, love me, fill me. Enliven me, take my breath away. Undress my body and my soul. Cover them in your breath. Curse me with blessings and bless me with curses. Embroider the self-scent with bloody threads. Pull it over me and feverishly swallow my body up. Leave my mind untouched. Kill my soul like a virgin's body. Let it roam free in the sincere and naive ignorance of this defiled body. Thank you to everyone. Grazie a tutti. Grazie, grazie. Ecco, adesso Patrizia. Patrizia. Patrizia, prendendoci che sta al mare. Aumenta il volume, l'aumento io. Sì. Ok, va bene. Va bene, mi senti? Sì. Io non avendo ricevuto nulla, leggo così. È colpa di Vito, quando va male è colpa di Vito. grazie Vito, è bellissimo stare comunque con tutti voi, grazie. Una tregua dalla vita, per essere grata al respiro e scoprire che in cede ritmico, scoprire che esiste il sorriso per distendere i muscoli tesi. Una tregua per sentire il vento e fermare il tempo qui, ora, nel ventre contorto. Una tregua ora tra una lacrima e un sorriso. Una tregua ora, sospesa tra cielo e terra, come se l'aria fosse leggera e anche l'acqua respirabile. Come se potessi in uno stesso momento essere ovunque, come se tutto l'amore fosse una soffice coperta, una bandiera bianca da sventolare. L'altra. Ti sposerò davanti al mare perché è lì che vedo Dio. Non ti offrirò promesse sincere d'amore eterno, sincere ora, negli occhi e nel cuore, perché il sole oggi tramonta, ingoiato dall'acqua calma. Nascerà e forse sarà burrasca domani. Ti offrirò il mio cuore nelle mani, mordendo le tue labbra, perché il nostro sì sia detto dall'anima, senza verbo, affidato alla penna di un gabbiano vagabondo che testimone lo scriverà nel cielo. Grazie. Grazie Patrizia. Ecco, grazie, adesso grazie a voi. Rimane Sara e Vito, che abbiamo lasciato per ultimo, non perché... Sara? Salve, buonasera a tutti, grazie Beppe, grazie Vito e tutti quanti voi, e anche al pubblico dallo schermo. Io vorrei poter leggere due testi diversi, uno per una volta in francese, se possibile, e un altro in italiano. Vado in francese? Va bene, va bene. Grazie. Viens voir la lune rougir dans le ciel froid au travers de l'arbre sec de fruits. Quitte ce lit qui t'endort sous anesthésie d'émotion, ce long coucher d'heures perdues. Viens, car la lune rougit de nos désirs oubliés et reste seule au-dessus de cette vie, ici-bas où nous marmonnons nos anciennes prières. E d'autres meurent entre paix et guerre. Ora passo a quella in italiano, che praticamente di ieri.
O luna, dimmi, su quali cieli brilli, su quante storie umane vaghi e tra quali valli ammutite di dolore e ruoti. Sì, lo specchio di ciò che sfugge ai nostri occhi, puntati altrove e agli orecchi sordi della protettiva esistenza. Almeno stanotte, tra latitudini diverse, congiungici allo stesso invisibile, a un unico indicibile. Chi dirà se non tu il celato della notte? Notte lunga di guerra, come guardarti dentro senza implodere? Come e perché non sia toccata a te questa luce di bomba, questo pianto sfinito o il dolore più tuo ancora nella carne del figlio? Non è toccata a me, a noi qui, ma là accade senza pietà. Grazie. Vito, ma strano, manca pure Luan, ma devo dire che dispiace un pochino. Gli altri lo sapevano, ma Luan, forse abbiamo sbagliato noi. Allora, Vito, concludiamo. Se la mail non è arrivata a tutti, mi scuso, però è un automatismo per cui può succedere. Chiedo scusa, se osservate i profili e vedete che c'è un incontro a cui non siete stati invitati, generalmente contattateci perché la mail la invio a tutti, però può succedere che non arrivi. Chiaramente qualcuno mi ha contattato un'ora prima, perché così si fa, anche se te lo metto un mese prima, poi un'ora prima mi hanno contattato un po'. No, quindi, mi dispiace per Alessandro perché aveva da tenere un bambino, il nipotino, che era solo. Adesso Vito concludi, poi ci salutiamo e mando un ringraziamento ai musicisti. Ok, visto che siamo rimasti in pochi, insomma, fatemi fare sta marchetta. È uscito settimana scorsa. Doveva essere... Tengo 20 anni. Secondo me la demografia è sbagliata, perché deve essere carne al sangue. E poi tra parentesi, io la mangio bruciatissimo, per cui vabbè. Per cui le due poesie che leggerò sono raccolte nell'ultima silloge. La prima, senza fili. Dissi di te canzoni e primavere e trascurai tempo, ritmi e stagioni. Stancai i tuoi ritornelli affievoliti, la tramontana novembrina insieme mi percosse. Dissi di te ancora follie, scosse ed ebbrezze, di solitudini riempì le carezze e i pugni di quel po' che mi restò. Sfiancai i tuoi cieli con le apocalissi di casuali fondi di caffè. Morì superbo d'onestà, rinacqui in alto e vuoto, senza paracadute. E di te dissi il credito di ogni mio male. Riuscì perfino ad echeggiare il ribollio del sangue della mia umanità perduta chissà dove. Una domanda sibilai e poi ti uccisi. Con quella lama incisi tutti i tempi, i ritmi, le stagioni. E di te dissi primavere andate, ricordi, canzoni. La seconda è una poesia. Molte volte mi hanno chiesto a chi fosse dedicata, chi fosse quel tu. Però siccome nessuno mi ha dato la risposta giusta, io continuo a non dirlo e mi diverto così. Mors tua. Ermetico stanotte veglierò per aspettarti. Da qualunque spiffero tu scelga di arrivare, ovunque tu decida di fermarti, stanotte veglierò, perché verrai, lo so, a planare sulla mappa scura delle mie lenzuola e aleggiando, per sbaglio, verserai gocce d'inchiostro su qualche riga tutta acqua e sapone. Ti aspetterò per questo, stanotte veglierò, per sudare respirandoti nei fumi del favonio, quando sentendo scorrerti col sangue mi immobilizzerai senza impugnare la lucerna del padrone. Tu tratterrai il tintinnio di chiavi che non ti serviranno per non svegliare chi non dormirà, perché io ti aspetterò, rubando uno alla volta,
petali gravidi di cielo, da una persiana ansiosa, perché da lì verrai, lo so. E io stanotte veglierò. E per tutte le notti fino a quando tu non decida davvero di arrivare. Almeno fino a che io ci sarò. Grazie. Grazie Vito. Allora, io ringrazio tutti e devo dire, potete aprire i microfoni, che ora mandiamo in onda la sigla, perché veramente devo ringraziare i tre musicisti, anche se Nicola Lesini è poco presente, però ci segue sempre, mi manda i video, e soprattutto poi Marcos Vinicius, che è un grande, il più grande al mondo. E ha fatto anche un regalo, suonando le mie musiche, e soprattutto Matteo Cavicini, che vi mando, con il quale spero di poter, entrare da Alessandra. Alessandra, non sì. Perfetto. Alessandra è appena entrata. Allora sì, Alessandra, disattivate, non ho detto. È bellissima questa sorpresa, benissimo. Alessandra, puoi leggere in italiano e in inglese. Stavo comunque ringraziando i musicisti, poi chiuderemo con la sigla, che è il breve video, anche se poi è molto lungo, che ho, dove ci sono i vostri nomi, e che sta praticamente elaborando le musiche che io sono male, perché non suonavo da 40 anni, e le sta rendendo molto belle. Pare che lui sia effettivamente, quando è sta musica, insomma, questa cosa gli fa bene. Vi saluta tanto, voleva entrare ma avevo un concerto. Allora Alessandra, ti vedo nera e brutto, però Luciana, ciao, lo so ci sei ancora, attacca il video Alessandra. Alessandra è una studiosa, ha fatto diversi libri, si è occupata, oltre che occuparsi di me, aggiustando alcune storture che riguardavano la Ortese e riguardavano anche Goliardo Sapienza, soprattutto adesso recentemente si è occupata di Adele Cambria, quindi le voglio particolarmente bene, pur essendo giovanissima e una, come si dice un po' volgarmente, ma non lo dico, l'ho presentata così, e rare volte possiamo vederla perché si è impegnata, oltretutto anche con la scuola. Però adesso dimmi di te. Dimmi le tue poesie tratte dal libro Le spalle al mare. Buonasera a tutti, scusate, sono arrivata sempre un po' in coda, ma qualcuno lo conosco, qualcuno lo vedo per la prima volta. Beppe, grazie per la presentazione. C'è un'amicizia, insomma, che ci lega, ci siamo incontrati proprio sotto la mano di Goliarda, forse. Vi leggo in italiano e in inglese alcuni testi che sono in realtà nati in italiano. E sono finiti in questo libro che è stato pubblicato l'anno scorso da Arcipelago Itaca, e appunto che si intitola Le spalle al mare, la raccolta. 5-6 dicembre 2017. Il rovescio della malinconia, dischiuso, probabile. Non arrovellarsi più nelle altezze. Siamo adoperati, sgombrati, dove si toccano le somiglianze, nel letto e nella casa. Dove prima c'era fame. The other side of melancholy, open, probable. Don't distress myself in heights anymore. We are striped, vacated up to where similarities touch themselves. In the bed and in the house where I live. 18 ottobre 2018. Restare aperti e indivisi. Dentro questo spazio comune in cui la fiducia è scelta di carne e di cielo. Staying open and united inside this common space in which faith is a choice of flesh and sky. Sapere dove questi opposti collimano dentro di noi quando noi siamo. Ci vuole mistero e benedizione. Il sostegno è nominale da ogni lato, in ogni cosa. Knowing where these opposites collide, within us where we are, it takes mystery and blessing. Support is nominal on all sides, in everything. Sapere nel vento, conoscere, per creare un tempo audace,
Hai dato rischiare questa solitudine di vendetta alle labbra. Anch'io mi sono allungata senza chiedere e ho visto scendere simboli di luce. To know in the wind, to know, to create a daring time. It is given to risk this solitude of visions to my lips. I too reached out without asking and I saw descending symbols of light. Grazie. Molto breve, molto concisa. Grazie a te Alessandra, sono veramente contento che ci hai raggiunto. Lo sapevo che arrivavi alla fine, ma noi pensavamo fosse più lunga, soltanto che qualcuno ci abbandona. Complimenti Vito, fai i complimenti, attendo, perché lì non so se sta albeggiando, sarà l'alba comunque, le 5:30 credo che siano. Attendo. We want you to know we are proud of you because we know the time in Japan, so you have a resistance over the human. Tendo the microphone. Stiamo qualche minuto. Now Tokyo is the morning is 5:50. What's the time there? Cinque. Cinque. Sono cinque del mattino. Los Angeles invece no, lui credo che già sia di giorno, vero? Ci abbiamo 12 o 13 ore di differenza con Ivan. Ivan, a te che ore sono? What's the time there, Ivan? Alle 1. Ah, ecco, infatti. Ah, l'una. E 40. Ha cambiato fondale, è passato dalle previsioni del tempo alla rassegna stampa. A Salamanca dovrebbe pranzo. Mezzanotte qualche cosa forse a Salamanca. Vediamo un po'. Diteci gli orari. E facciamo sulle ore. C'è un bellissimo film, Le Ore, per chi non l'ha visto. Allora, non mi ricordo se Alessandra c'era, stiamo costruendo la ristampa di Signor No, un libro di poesie fatto anche da reduci e da anche poeti morti, ammazzati, contro la guerra. Il libro si chiamava Signor No, lo stiamo ripubblicando insieme a Marco e a Vito, un'antologia. Quindi chi non l'avesse ancora fatto o chi vuole cambiare le poesie perché pensava solo a come si chiama il paese che è in guerra attualmente, che fra poco non se ne parlerà più, quello di Zelensky, insomma. Quindi non relativo a quello, perché c'è già abbastanza. Però basta mandare due poesie in italiano e in inglese, non sappiamo se faremo bilingue, e una breve biografia. Però la tua ce l'ho, Alessandra, quindi casomai le poesie soltanto. Poi stavo ringraziando i musicisti e adesso se aprite i microfoni, anche se c'è casino, cercherò di... perché sto imparando, questa volta ho imparato due cose. Esce la schermata. Ho imparato due cose. Intanto a mandare in diretta sulla pagina che voglio io e che non ce l'ho riuscito sempre. E poi anche a condividere lo schermo. Quindi dicevo appunto che, e lo dico a te Alessandra che non c'eri, io ho comprato durante la pandemia il quinto pianoforte della mia vita e dopo 40 anni ho ripreso a suonare. Cosa sta facendo? Prima Nicola e ci abbiamo fatto un disco, quindi il piano che... Però siccome non mi sono tolto dalla SIAE perché non prendevo una lira e pagavo, mi sono tolto dalla SIAE, le musiche gliele ho regalate. Adesso c'è Marco Sovericius e Matteo Cavicchini, l'ultima che mi ha mandato oggi, diceva è suonata male, che dura 5 minuti, adesso è la sigla che ho pensato di mandare prima, che però, dato che ancora avevo difficoltà a condividere, quindi adesso anche con salutandoci, perché tanto non ci sono parole, io condivido lo schermo, ci abbracciamo tutti, speriamo di poterci incontrare dal vivo. E a questo proposito, a Daniela, ad Alessandra, a Valbona che ancora c'è, faccio un invito di venire quando vogliono in libreria, quando ricominceremo gli incontri, programmiamo. A mia volta verrò lì
vi minacciano, tutta, vi farò la provincia di Mantova, quel, insomma, avrò, c'è anche Stefania Battistella in Veneto che mi aiuterà probabilmente, e invece per l'Albania, che l'avevamo previsto, ne parlerò con Ere e con Valbona, sempre in autunno-inverno, dovremmo fare un qualche cosa che unisce albanesi e italiani. E sapete che io ho sempre progetti in modo di avere dei sogni grandi e una vita ancora più lunga, anche se fino all'altro ieri ero a pronto soccorso. Però cioè la poesia credo che salvi ciascuno di noi. Il mondo non lo salva, non diciamo cazzate, neppure vinciamo, facciamole fermare le guerre, ma sicuramente salva delle vite scellerate come la mia, come quella di Luciana o di Alessandro, insomma, tutte persone, credo che se fossimo felici, come dicevano tanti, non faremmo né gli incontri né la poesia, saremmo come tanti idioti sdraiate con le pance sulla spiaggia, che comunque non guasta manco per i poeti, ci mancherebbe altro. Quindi adesso io vi do un abbraccio, non ve ne andate, ascoltate se volete il video, nel momento lo metto, condivido lo schermo se scopro dov'è, perché sono riuscito a farlo, quindi vediamo se ci riesco adesso. Così concludiamo con un abbraccio e ascoltando questa musica mia, però da Matteo, quindi seguitelo. Ciao, ciao a tutti. 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 Amico. Grazie Beppe. Grazie Beppe. Grazie Beppe. Grazie Vito. Grazie Vito. Grazie a tutti. Ando, good night. Bravi, bravi. Ciao, Ivan. Ciao, Ivan. Buona, Daniela. Ah.